In casa Juve qualcosa sta cambiando e si ha come la percezione che questo progetto Next Gen deve essere portato avanti seriamente con continuità a discapito delle idee di Massimiliano Allegri, che preferisce gente più esperta. Si sta pressando molto in questa direzione, non soltanto la tifoseria che non vede l'ora di vedere tutti questi giocatori all'opera, ma anche la dirigenza che ha chiaramente messo in piedi un progetto come quello dell'Under 23, poi denominato Next Gen, e che vuole portarlo avanti. Da questo punto di vista c'è un ragazzo che si sta facendo notare e non poco, e che la Juventus ha praticamente preso per poter essere in qualche modo, per poter rappresentare proprio un bel prospetto interessante. Chissà che non lo vedremo presto in prima squadra, perché si tratta di un giocatore interessante. Scopriamo tutti insieme, non perdiamoci troppo in chiacchiere. Io proprio vi ricordo di supportarci come sempre. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella, ma soprattutto scaricate OneFootball, che è un'app davvero strepitosa per essere costantemente aggiornati sul mondo del calcio, gratuita, personalizzabile. La scaricate con un semplice link qui sotto, quindi mi raccomando. E inoltre supportateci con un semplice like. E allora andiamo a analizzare questo ragazzo. Chi è il ragazzo? Il ragazzo è un ragazzo molto interessante, si chiama Samuel Mbangula, è un giocatore dell'Under 23, o meglio della Next Gen, che per caratteristiche secondo me serve come il pane a questa Juventus. In questo periodo stiamo guardando molta attenzione Samuel Healing Junior, progetto anche questo che viene dall'Under 23, ma che purtroppo si è fatto male. Quel simpaticone di Francesco ha deciso di fargli veramente male in quella sfida contro il Lecce, e quindi purtroppo salta tutto il 2022, tornerà nel 2023. Mbangula è un giocatore simile ma non troppo, nel senso che finalmente Juventus comincia a puntare nel settore giovanile, ma arriveranno in prima squadra, a driblomani, perché la Juventus in questi altri sono mancati i driblomani, quelli che hanno nel dribbling una delle migliori caratteristiche. Lui è un'ala sinistra belga del 2004, quindi parliamo di un ragazzo di 18 anni, appena 18 anni, quindi parliamo di un prospetto interessantissimo, che può giocare ovunque in attacco, perché può giocare come ala sinistra, come ala destra, ma alle volte ha giocato anche come seconda punta a supporto della prima. Attenzione però, perché lui ama partire comunque da sinistra ed è considerato uno dei futuri fenomeni del calcio belga, cioè uno di quelli su cui si sta puntando veramente tanto. È un'ala offensiva rapidissima, una di quelle che ti fa innamorare delle partite, una di quelle che è la tipica ala dribbling tutta qualità, che riesce a abbinare dribbling e velocità, che è un aspetto non facile da abbinare, un mix perfetto di tecnica e rapidità. E questo è piaciuto subito alla Juventus, che ha deciso di puntare su di lui, ha deciso di puntare forte su di lui qualche anno fa. È uno di quelli bravi in entrambi gli aspetti, cioè sia nello stretto, perché ha una rapidità, è piccoletto, parliamo di un ragazzo di 1,71, quindi non è altissimo, ha queste leve che gli consentono di essere nello stretto abilissimo, ma è molto bravo anche in campo aperto. Cioè ha anche questa abilità molto interessante, non è bravo soltanto nello stretto, ma anche a campo aperto. Classico driblomane. Io ho come l'impressione che a questa Juventus manchi come il pane uno come Mbangula, perché guarda caso Samuel Healing Junior, che anche lui è uno che nei dribbling è molto bravo, guarda caso entra in questa Juventus e diventa determinante. Perché? Non è un caso, è perché anche lui è un driblomane. Ha un grande tocco, ma soprattutto ama ripartire in contropiede, e in questa Juventus potrebbe essere essenziale. Lui ama partire da sinistra, ma anche a destra può essere letale. Come caratteristiche, se cercate una sorta di paragone per capire che tipo di giocatore è e a chi potrebbe essere assimilato, perché molto spesso i paragoni non si fanno tanto per dire è il nuovo Tizio, è il nuovo Caio, ma per far capire a chi non lo conosce che tipo di giocatore è. Ecco, per capirci un po', è un giocatore pressoché simile a Boga, cioè un ragazzo che tra l'altro è stato nel Sassuolo e che ora è all'Atalanta, che ha delle caratteristiche perfette nel momento in cui tu hai una squadra che riparte, e quindi ti fa il dribbling, l'ultimo dribbling secco, e secondo me in questo è veramente molto bravo. È arrivato nel 2020 dall'Anderlecht, lì dove già in Belgio era considerato uno dei miei futuri fenomeni del calcio belga, ed è il tipico calciatore che ti fa innamorare, che quando lo vedi giocare dici wow, mamma che dribbling, mamma che velocità, mamma che rapidità. Lui
e Samuel Heaney Jr. rappresentano una garanzia, e assicurano una garanzia totale per i prossimi anni per la fascia sinistra della Juventus. Detto che entrambi, ma io credo che ancora di più in Bangula, io credo che proprio hai come la percezione che possa giocare su entrambe le fasce indistintamente. Secondo me, però, il buon Bangula gioca meglio sulla fascia sinistra. E quindi da quel punto di vista in futuro bisognerà fare anche un'altra scelta. Ci sarebbe anche Félix Correa, che è un giocatore che l'anno scorso è stato in prestito al Parma e che viene da un infortunio alla spalla, che aveva fatto una promessa fondamentalmente al popolo juventino, nel senso che sembrava essere qualcosa di più. Si è un po' fermato il suo processo di crescita, ma questo non vuol dire che non si possa riprendere a grandi livelli. L'unico difetto è chiaro che quando si parla di giovani si parla di giocatori che hanno che possono avere delle ottime abilità, ma che sicuramente hanno dei difetti da limare. I difetti però non sono determinanti e rimangono lì per sempre. Ci sono delle cose da limare e delle cose da perfezionare. In questo ragazzo c'è da perfezionare intanto in certi aspetti la testa, nel senso che ci sono dei momenti e la partita in cui secondo me un po' si perde. C'è il classico giocatore che dopo il secondo, il terzo dribbling fallito, perché magari in quella partita non è in giornata, ecco, lui si perde e comincia a sbagliare ogni passaggio, comincia a non rincorrere più l'avversario quando perde il pallone, comincia a sbruffare un po'. Ecco, da questo punto di vista deve migliorare. Ogni tanto si perde, quindi ha quelle partite in cui sembra imprendibile e quindi gli riesce tutto. Ci sono quelle partite in cui dopo due dribbling sbagliati o due stop falliti si perde totalmente, e riprenderlo è difficile, va sostituito immediatamente, e questo è un aspetto che deve sicuramente migliorare. Altro aspetto secondo me da sottolineare nella crescita e nella formazione di questo ragazzo, e anche nello sviluppo poi, se portarlo bene in prima squadra, è secondo me come esterno offensivo in un 4-3-3 è eccezionale. Cioè, come esterno a sinistra in un 4-3, facciamo finta che un domani l'anno prossimo Di Maria va via, tu potresti semplicemente prendere Chiesa e spostarlo a destra e questo ragazzo metterlo a sinistra, e secondo me in quella zona lì tu avresti una sorta di Boga in miniatura, cioè un giocatore che ti salta l'uomo con facilità, che ti riparte in contropiede con una grande facilità, ma anche nello stretto diventa letale. Oggi però la Juventus gioca col 3-5-2 e nel 3-5-2 lo vedo un po' più in difficoltà, perché 3-5-2 può voler dire anche ripiegare in fase difensiva. In certe partite l'esterno a sinistra o a destra deve anche fare una sorta di terzino, e io non so fino a che punto questo ragazzo possa farlo, per una questione proprio di tattica, ma soprattutto per una questione fisica, perché è molto piccoletto, e soprattutto per una questione proprio di caratteristiche. Non è il tipo di giocatore che lo vedi rientrare molto in difesa, aiutare, a contrastare e quant'altro. Quindi dipende anche un po' questo, cioè se tu lo porti in un 3-5-2 forse c'è la possibilità che un Allegri, facciamo un esempio, lo possa mettere più come seconda punta, che poi si allarga a sinistra, che non come esterno in un 3-5-2. Mentre Samuel Heaney Jr., che si è messo più a disposizione, è invece un giocatore che può essere utilizzato nel 3-5-2 largo a sinistra. Ragazzo molto interessante, ne sentiremo parlare, dategli un'occhiata quando vedete appunto le partite della Next Gen della Juventus. È un ragazzo su cui la Juventus sta lavorando per poterlo portare in prima squadra. Credo che in questo caso serva, secondo me, non so se già dall'anno prossimo. L'idea della Juventus secondo me è fargli fare altri 2 anni di crescita, ma secondo me questo arriva, perché le qualità ci sono. Che ne pensate? Apriamo un bel dibattito sotto nei commenti.